Dichiaro aperta la seduta. L'ordine del giorno reca cerimonia conclusiva dell'iniziativa dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezioni di Costituzione. Sono presenti alla seduta odierna i rappresentanti degli istituti scolastici che hanno partecipato al concorso per l'anno 2012-2013. Cari ragazzi, ragazze, professori, avete risposto con entusiasmo e serietà alla proposta che vi è venuta dal Parlamento in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. In particolare avete, con l'aiuto dei vostri insegnanti e dei dirigenti scolastici, partecipato attivamente ai temi del vostro territorio, organizzando iniziative nella scuola, incontrando esperti, personaggi chiave negli ambiti di ricerca da voi stessi prescelti, riflettendo sulle tematiche a voi più vicine. I lavori da voi realizzati sono bellissimi, ricchi di spunti, freschi, a volte spiritosi, sempre seri e approfonditi. È stato veramente difficile il compito del comitato di valutazione che ha esaminato i vostri lavori per individuarne i vincitori. E proprio per questo ringrazio i componenti del comitato, i senatori Silvana Amati, Marco Marin, Stefania Giannini, gli onorevoli Luigi Di Maio, Pino Pisicchio e Caterina Pesse, nonché il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Rossi Doria, e il direttore per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica dello stesso Ministero, dottoressa Carmela Palumbo. Un particolare ringraziamento va anche ai parlamentari, che ieri pomeriggio hanno incontrato le delegazioni al Senato e alla Camera. Io sono veramente felice di essere qui, felice che voi siate qui, perché è dei giovani la voglia di cambiare il mondo, di combattere le ingiustizie, di reagire alle prepotenze, ai soprusi, di contrastare le illegalità. E sono sempre più convinto che per promuovere una consapevole partecipazione delle nuove generazioni alla vita democratica del Paese, la Costituzione debba avere pieno diritto di cittadinanza nella scuola. Sono perciò veramente entusiasta che sui banchi si torni a studiare la nostra Carta Costituzionale, la mappa dei nostri valori. Valori fondanti come la libertà, la pace, il rispetto della dignità umana, della vita, delle differenze, ma anche la solidarietà, il rispetto dell'ambiente. Valori sostanziali come un patrimonio insostituibile di democrazia da difendere e da rafforzare da parte di tutte quante le componenti sociali. Stabilire, recuperare, consolidare un rapporto diretto tra la Costituzione e le generazioni che si affacciano al mondo degli adulti è come rafforzare le fondamenta di una casa costruita dai nostri padri, cui voi spesso vi riferite come a qualcosa che si legge sui libri di storia, ma che invece è un dono vivente, uno strumento indispensabile per la nostra convivenza civile. Leggere i vostri lavori, che sono tutti preziosi, anche se ne premieremo solo alcuni, ci ha riempito di orgoglio per la conferma della validità di questa iniziativa che si rinnova ormai da qualche anno. Sapere che tanti di voi hanno studiato e scritto, si sono confrontati con questi temi, ci rende veramente felici. I vostri pensieri ci danno modo di capire meglio cosa sapete della nostra legge fondamentale, come la interpretate, cosa vi aspettate da lei. Avete discusso di tante cose, della dignità delle persone senza lavoro, della sicurezza sul lavoro, insieme al tema della responsabilità penale quando l'industria, l'impresa privata agisce in maniera irresponsabile. Ho appreso che tanti di voi si sono chiesti se riusciremo mai a sconfiggere la mafia e di come la mafia ci uccide anche
con l'inquinamento, il degrado, non solo morale. Grazie, grazie di tutto questo. Per me è un momento importante, credetemi, il confronto con voi mi arricchisce, mi aiuta a capire, mi fa sempre più forte. Non pensate che siano solo e sempre gli adulti ad insegnare ai giovani. È vero, ma è anche vero il contrario. E siate coscienti di quanto il vostro apporto sia necessario. Affrontate la scuola con gioia, con curiosità, con impegno, e se qualche volta vi annoiate, come credo capiti, sono stato studente anch'io, ho passato anch'io certi momenti, beh, prendete anche la noia come un insegnamento, una prova da superare. La conoscenza vi aiuterà a diventare cittadini coscienti, responsabili, forti e liberi. Regalateci però la vostra energia, la vostra spinta poderosa verso la vita, verso l'affermazione del giusto e della bellezza, parola che ho visto ricorre molto nei vostri lavori. Voi siete la migliore testimonianza della potenzialità e della capacità di reagire anche a momenti difficili, come quello attuale. E io credo che essere qui oggi vi possa anche aiutare a capire che ogni nostro gesto libero e consapevole è possibile solo perché la Costituzione esiste. Studiare, viaggiare, comunicare, anche protestare quando serve. Tutto ciò che fate, perfino tutto ciò che sognate, potete farlo e sognarlo perché la Costituzione esiste. Ed esiste così com'è. La Costituzione ha molti anni e qualche volta è stata modificata, come è giusto cambiare le leggi quando cambia la realtà, quando non sono più adeguate. Però è molto complicato modificarlo proprio perché i nostri padri costituenti vollero dei legislatori che ci pensassero bene prima di farlo. La Costituzione è modificabile, certo, ma non nella prima parte. Le norme sulla libertà di manifestazione del pensiero, sugli altri diritti fondamentali sono immutati e devono restare immutabili. Il titolo primo della parte prima della Costituzione disciplina i diritti di libertà, cioè l'insieme delle sfere di autonomia che garantiscono il singolo e i gruppi contro possibili abusi dei pubblici poteri. Sono i diritti cosiddetti di prima generazione, quelli che storicamente hanno segnato l'affrancamento dell'uomo dall'arbitrio del sovrano assoluto. Per noi tutti oggi l'inviolabilità del corpo, del domicilio, la possibilità di manifestare liberamente, di riunirsi, di associarsi con altre persone, la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi sono prerogative spesso percepite come ovvie, ma tali diritti sono il frutto, e voi lo avete studiato, di lotta e sangue. Quelle lotte e quel sangue che anche oggi sono una realtà in quelle aree del mondo dove non esiste un vero e proprio Stato di diritto. Perché per la loro essenzialità le libertà personali sono diritti universali, da riconoscersi a tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro residenza, dalla loro cittadinanza. Eppure in molti paesi ci sono ancora persone che per il loro sesso, per la loro razza, per il loro colore, per la loro fede religiosa, sono costretti a vivere la loro quotidianità con delle catene ai piedi. Noi siamo molto più fortunati di loro e dobbiamo esserne pienamente consapevoli. Senza la Costituzione, senza i sacrifici che le generazioni precedenti hanno affrontato, noi non saremmo oggi qua, nell'aula di un Parlamento liberamente eletto. Senza la Costituzione voi non potreste dire quello che pensate. Grazie alla Costituzione noi siamo liberi e uguali. E la Costituzione è il risultato di un lungo lavoro di un'assemblea appositamente costituita dove si discusse anche aspramente, ma lo si fece per giungere a un risultato. Con il dialogo si arrivò a un accordo
parlarsi per accordarsi è politica. Ecco, scrivendo la Costituzione si fece politica nel senso più alto della storia. La politica non gode di positivi apprezzamenti in questi anni e in parte a buona ragione. Tuttavia sappiate che senza la politica, ovvero il libero confronto delle idee per costruire insieme, nulla sarebbe possibile, neanche pensare a come progettare un futuro migliore. E quindi oggi vi invito a riflettere su una cosa: non confondete le istituzioni con gli uomini che le rappresentano. Imparate a rispettarle anche se gli uomini non li ritenete all'altezza. E lo stesso discorso vale anche per i luoghi delle istituzioni. Quest'aula è meravigliosa, non solo naturalmente perché tanto solenne e suggestiva, sarebbe meravigliosa anche se disadorna con qualche seggiola rovinata. Un tempo, sapete, questo spazio era un cortile dove parcheggiavano le carrozze quando questo palazzo ospitava le poste pontificie. Oggi quest'aula rimane comunque meravigliosa perché presidio di libertà e di democrazia. Realizzare una sostanziale democrazia significa innanzitutto impegnarsi a realizzare e a difendere i diritti sociali, almeno quelli primari, istruzione, lavoro, salute, nella ricerca di valori universali quali una maggiore uguaglianza, libertà, giustizia, rispetto reciproco, tolleranza, pace e in primo luogo la non violenza. Si è soliti dire che voi siete il nostro futuro, caricandovi di incolpevoli responsabilità, ma siamo noi adulti che con l'esempio, la pulizia morale, comportamenti trasparenti ci dobbiamo prendere carico di realizzare risultati di efficienza e di benessere sociale, perseguire interessi collettivi, aiutarvi a risolvere i vostri problemi, non farvi sentire abbandonati come vuoti a perdere e sopraffatti spesso dalla delusione, dalla sfiducia, dall'indifferenza, dalla rassegnazione. Infatti, se migliaia e migliaia di giovani intravedono nel loro futuro soltanto la negazione dei più elementari diritti e intravedono prepotenza, violenza, disoccupazione, saranno fatalmente costretti al clientelismo, alla richiesta del favore, alla fuga dalle responsabilità e spesso purtroppo anche al mortale abbraccio della criminalità. Bisogna fare arrivare con forza a voi giovani il messaggio che per primi noi adulti non riteniamo giustificabile la corruzione, i favoritismi, i compromessi, l'intimidazione, la violenza, il finanziamento illegale della politica, la compravendita degli appalti, l'appropriazione dei finanziamenti pubblici, lo svuotamento delle casse delle aziende pubbliche, il taglieggiamento delle imprese private. Qual è il futuro di una società che non riesca a trasmettervi valori e fiducia? Appare dunque questa la sfida della società italiana oggi: formarvi per creare una nuova classe dirigente. E chi lo può fare se non un esercito di educatori come quelli che vi hanno seguito in questi lavori? Lasciati senza idee, senza ideali, c'è il pericolo che diventiate creature spinte da meri impulsi, incapaci di comprendere la storia e di contribuire a scrivere la storia. Siamo nel terzo millennio, in un periodo denso di crisi per il nostro e il vostro futuro, ma voi, vi prego, continuate a credere in quegli ideali che magari gli adulti considerano soltanto utopie. Continuate a credere nelle vostre idee, nei vostri sogni, con la ferma speranza che si possano realizzare. Grazie. Grazie.
Procediamo quindi alla proclamazione degli istituti vincitori per ciascuna categoria. Per la prima categoria, ovvero per l'ampia ed articolata rielaborazione culturale delle tematiche trattate, risulta vincitore l'Istituto Tecnico per Geometri Marinoni di Udine, con il lavoro intitolato «La ricostruzione del Fiuli dopo il sistema del 1976, un esempio di efficace sinergia sul territorio dei principi costituzionali della solidarietà nazionale e dell'autonomia regionale». Per la stessa categoria una menzione particolare va all'Istituto Tecnico Industriale Statale Maiorana di Cassino e all'Istituto Tecnico Economico di Roccasecca, Frosinone, che insieme hanno realizzato il lavoro intitolato «La Costituzione ci appartiene, vorrei essere italiano perché credo nella Costituzione». Invito la studentessa Maria Gabriella Finotti ad illustrare il lavoro della Scuola di Udine. A disposizione 3 minuti. Ne ha facoltà, prego.